Bella ragazzi, io sono Simo Play e in questo 12° episodio del mio campionato master con la Roma andremo insieme a vedere le prossime due partite di Serie A pazzesche, raga. Ci sarà Everton che fa quasi un gol a partita, ci sarà la conferma da parte di Chalov che si dimostra sempre più titolare in questa Roma di Roberto Carlos, ma non vi dico nient'altro. Ricordo solo di iscrivervi al canale per supportare questa serie, per rimanere aggiornati e a lasciare un bel mi piace per questa Roma che sta volando sempre più in alto. Quindi detto questo, regà, vi auguro una buona visione. Siamo arrivati al 12° episodio del mio campionato master con la Roma di Roberto Carlos, quindi un bel like a prescindere per il secondo posto in Champions League nei gironi, consolidato nello scorso episodio dove c'è stato veramente di tutto. Vi lascio il link, non lo perdete perché è pazzesco. Comunque, in questo episodio andremo a giocare le prossime due partite di Serie A. La prima partita dell'episodio, ovvero Roma-Parma in casa all'Olimpico, io ho già fatto le divise, già preparato le formazioni, andiamo sul tappeto verde. Siamo pronti e tutto è pronto per questo Roma-Parma allo Stadio Olimpico. È tutto pronto, prima palla per Chalov che va a servire Modric, quindi inizia così Roma-Parma. Zaniolo di fisico su Barilla, si prende la vendetta e riesce a servire Chalov che alza verso Gelson Martin. Si gira e cerca di ragionare. Serve bene Florenzi, stesso schema della Roma, lo mette in mezzo, Chalov di testa, ancora lui, palo, incredibile, prima la respinta del portiere e dopo Chalov stampa il pallone contro il palo. Gonalos, anche lui ex, però perde il pallone, quindi ricomincia la Roma. Everton, va da Chalov, si gira bene, Chalov il destro, fuori di poco. Chalov si porta la palla sul destro, rete, 1-0 Roma, ci pensa lui, Chalov. Ma Chalov, però l'arbitro dice che per il primo tempo può bastare così, Roma 1 Parma 0, gol di Chalov al 45° minuto, andiamo subito avanti al secondo tempo. C'è Gonalos, Kučka, verso Ricci, Gervinho, De Nayer in scivolata. Incredibile come l'ha fermato. La palla però ancora in mezzo, Josten di testa, rete. 1-1. 53° minuto, Josten di testa. Modric la alza bene verso Veretout a giro, ci mette la manona. Portiere, però ricomincia la Roma con Modric. Il sinistro di Everton respinge ancora una volta il portiere del Parma. Finisce qui quindi questo Roma-Parma 1-1. Gol di Chalov, risposta di Josten. Andiamo subito alla seconda partita dell'episodio però. Bene raga, queste sono le altre partite di questa settima giornata di Serie A. Vediamole insieme. Siamo praticamente in terza posizione, a 16 punti, a un punto dalle due squadre al primo posto adesso, che sono la Lazio e l'Inter. Bene ragazzi, quindi siamo arrivati alla seconda partita di questo 12° episodio della mia Master League. Si tratta di Hellas Verona-Roma. Io ho già fatto le formazioni, già selezionato le divise, andiamo sul tappeto verde. Pronto a commentare questo Hellas Verona-Roma. Dobbiamo assolutamente fare bene perché nella scorsa giornata il Parma ci ha raggiunto, abbiamo steccato in casa contro il Parma 1-1. Adesso siamo fuori casa contro il Verona, i tre punti ci servono assolutamente. Buono Mertens, va a servire Everton che da solo, Everton a giro, rete, Verona 0, Roma 1, bel gol di Everton che segna quasi in tutte le partite. Adesso però ragazzi concentrati perché questo vantaggio lo dobbiamo raddoppiare e poi mantenere. Attenzione a Vutov fuori uno, Vutov il tiro fuori, il Varez blocca in due tempi, non rinvia perché fischia qui l'arbitro, il primo tempo di Hellas Verona Roma.
È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di questo Verona-Roma. Un solo cambio per la Roma. Fuori Kolarov, dentro Leonardo Spinazzola. Riesce ad andare da Everton, che allarga per Leonardo Spinazzola. Spinazzola entra in area. Spinazzola la mette verso Everton di testa. Mertens allarga verso Zaniolo. Cerca di prendere velocità. Nicolo. Vai Nicolo. Vai Nicolo. Va a servire Mertens, che prova a giro, risponde il portiere. E finisce qui, finisce qui. Hellas Verona 0 Roma 1. Portiamo a casa questi 3 punti, sempre molto importanti. Sempre davvero molto importanti vincere fuori casa. Qui, come sempre, vi mostro le altre partite della giornata. La classifica è questa: l'Inter primo 20 punti, noi secondi, la Roma seconda a 19, il Milan terzo a 18, la Lazio quarta a 17, il Napoli quinta a 16, insomma, tutti ad un punto, ancora non si può definire nemmeno classifica. Bene ragazzi, quindi siamo arrivati anche alla conclusione di questo 12° episodio del mio campionato master con la Roma. Io vi invito a iscrivervi al canale qui sotto per supportarmi e rimanere connessi con tutti gli altri video che pubblico ogni giorno e a lasciare un bel mi piace per supportare questa carriera che sta andando fino ad ora veramente bene, sia in Champions, sia in Serie A, sia in Coppa Italia, diciamo vedendo la complessività delle partite. Quindi, anche per questo episodio è tutto dal vostro Simo Play. Bella rega!